No, no, televisione, noi avevamo la spiritera, Anche te la no, ricordi? anche noi. Col petrolio, Sì, la non spiritiva. c'era neanche il gas, c'era Sì. l'acqua e la spiritiera, si comprava il petrolio, si metteva nella spiritiera, poi si pompava e faceva la fiamma, solo un fornello solo, o scaldavi l'acqua o facevi la pasta o facevi la carne, Bravo. ma solo un fuoco solo c'era. Beh, anche noi eravamo nella Io stessa situazione. ne ho comprata una, Sì, l'ho vista al eh? mercatino, come l'ho vista, non ho pagato spese, l'ho comprata e l'ho messa come soprammobile. No, Atre, certo, nel 1950 non avevamo Frigidaire, la stufa, il forno, l'acqua calda, non avevamo queste cose. Ma vivevamo benissimo a Tunisi. Invece mia zia, Tata Ida, che è andata a Parigi, lei aveva tre figli che tutti lavoravano. Mio zio aveva una ditta di cemento e sabbia e faceva belle soldi. Loro non avevano la spiritiera, avevano il forno, avevano il gas, avevano l'acqua calda, avevano la cucina, il bagno, la televisione, avevano tutti. Noi avevamo soltanto la spiritiera, la radio. La domenica sentivamo la partita nella radio. Tutti i giorni mia madre andava al mercato a comprare giusto cosa aveva bisogno per quella giornata. Perché non c'era frigo. Perché non c'era il Non frigo. c'era frigo, non c'era niente dove potevamo sentire. Allora eravamo sei ova, tanto di ogni cosa, tanti frutti, tante cose, ogni giorno. La domenica era festa. Mio padre comprava le cannoli, un pezzo di ghiaccio per il vino. Andavamo dopo di mangiare, dopo le partite, andavamo alla gambetta, andavamo a Avenue Bourguiba per una camminata, mi comprava un gelato, cose così.